Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Oltre 100 persone sono impegnate nella ricerca dell'escursionista milanese Federico Lugato di 39 anni, del quale non si hanno più notizie dallo scorso giovedì. Era uscito di casa per un giro sul gruppo montuoso sulla catena che domina la Val Zoldana sulle Dolomiti bellunesi. Sono impegnati operatori del soccorso alpino assieme a numerosi amici dell'escursionista disperso. Si sono distribuite tutte queste persone lungo il sentiero ad anello che l'uomo aveva intenzione di percorrere. Sono state ampliate le zone di indagine ed è in sorvolo anche un elicottero. È stata individuata in questi giorni anche una traccia del telefono dell'uomo, la cella che ha agganciato per l'ultima volta, e quindi sono in corso analisi anche su questi dati. Le ricerche non si fermano. Da Fossalta di Porto Gruaro, Luigi Florean, agente della polizia locale in servizio al distretto Veneto Est, ha perso la vita la scorsa notte in seguito ad un drammatico incidente stradale. Era alla guida del mezzo al rientro dal lavoro notturno quando è finito fuori strada dopo aver perso il controllo della moto. Una notizia agghiacciante: a ritrovare il corpo sarebbe stato il papà, che in servizio alla Polizia Metropolitana di Venezia aveva percorso proprio quel tragitto dopo essere stato avvisato dell'assenza del figlio da casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. E adesso vediamo alcuni momenti molto importanti della conferenza stampa della Regione Veneto sul Covid, conferenza che si è svolta questa mattina. Ascoltiamo la dottoressa Cattelan, primario del reparto degli infettivi di Padova, che ci parla dei ricoverati ma anche dei risultati che si stanno ottenendo con i farmaci monoclonali. Ascoltate. I ricoveri purtroppo stanno aumentando. Noi eravamo arrivati a giugno ad avere 14 ricoveri complessivi in un mese di pazienti Covid, siamo andati a luglio ad averne 35, ad agosto già 48. Quindi il trend è in ascesa. Ma voi mi direte, chi sono questi pazienti ricoverati? Ecco, la fotografia di questa mattina è che nel nostro reparto ci sono 16 pazienti ricoverati, di cui 12 non vaccinati e 4 vaccinati. 12 non vaccinati, quindi tenete conto che praticamente 2/3 della nostra attività viene fatta su persone che potevano vaccinarsi, che avrebbero potuto usufruire del vaccino e che avrebbero forse non sarebbero mai state ricoverate, tanto che alcuni di questi dicono: caspita, mi fossi vaccinato non sarei qui, e che ovviamente ci permetterebbero di dedicare le risorse di posti letto e poi le risorse umane alla cura di tutte le altre patologie che, ricordiamo, purtroppo in questo anno e mezzo abbiamo in parte trascurato per ovvi motivi. Ci sono invece dei pazienti che, come è stato detto prima, sono stati vaccinati con doppia dose ancora all'inizio, a gennaio, febbraio, e che hanno sviluppato l'infezione. Perché sono pazienti fondamentalmente molto debilitati, questi sì sono anziani, con patologie che hanno determinato proprio non solo lo scemare della risposta anticorpale al vaccino, ma addirittura non hanno proprio fatto risposta anticorpale a causa delle malattie ematologiche sottostanti. Un'altra area in cui stiamo lavorando parecchio è l'area della somministrazione dei monoclonali, che rappresentano insomma una terapia antivirale diretta che ci permette di impedire un po' l'evoluzione di questa infezione in forme di malattia polmonare, in forme gravi. Ecco,
Ci tengo a dire che noi insomma abbiamo sempre puntato molto su questo aspetto fin dall'inizio. Abbiamo anche proprio già analizzato dei primi dati che adesso sono in corso di sottomissione a una rivista internazionale, che ci mostrano come effettivamente la terapia dei monoclonali, oltre a essere sicura, ci ha permesso di evitare l'ospedalizzazione e l'evoluzione delle infezioni e malattia grave in tutti i pazienti che abbiamo trattato. Qui in questo studio ne abbiamo analizzati 112, nessuno di questi 112 pazienti, ed erano tutti pazienti ad alto rischio di evoluzione Covid, è stato, insomma, ha avuto un'evoluzione in forma grave, nessuno è andato in terapia intensiva, nessuno è morto. E il monoclonale ci aiuta anche ad una più rapida riduzione dell'infettività e quindi della contagiosità della trasmissione del virus alle altre persone. Il Veneto è la regione che meno di tutte in Italia, in base al numero della popolazione, usufruisce del reddito di cittadinanza. Il 20 per mille dei suoi abitanti, a fronte di tassi di inclusione che nelle regioni più coinvolte vanno dal 150 al 127 per mille. È il report dell'Istat sul reddito di cittadinanza. Nel 2019 le famiglie venete che avevano ottenuto il reddito erano state 37.298, pari a 86.793 persone, con un assegno medio di 478,51 euro. Nei primi sei mesi del 2021 il dato è sceso, ma con un importo un po' più elevato per i percepienti, che hanno ricevuto in media 489,71 euro. Anche qui però i controlli incrociati di INPS e Guardia di Finanza sulla regolarità dell'accesso all'aiuto economico hanno riservato delle brutte sorprese. Negli ultimi sette mesi sono state effettuate 600 verifiche che nel 90% dei casi hanno evidenziato irregolarità, alcune piccole e alcune molto più grandi. Si tratta di oltre 500 persone che avevano percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, con un danno all'erario di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 sull'autostrada 4 in provincia di Verona con direzione Milano. Numerosi mezzi coinvolti, 6 le persone ferite. Tamponamento tra più mezzi sull'autostrada A4 tra Verona Est e Verona Sud con direzione Milano. Lunedì alle 6.30 sul tratto si sono scontrate 3 automobili e 3 pulmini, coinvolte 6 persone rimaste bloccate all'interno dei mezzi incidentati e portate in salvo dai vigili del fuoco. Sul posto le ambulanze e gli operatori del 118 si sono presi cura dei feriti. Presenti le forze dell'ordine, il tratto autostradale durante le operazioni di soccorso è stato chiuso, parzialmente riaperto verso le 8 fino al ripristino delle normali condizioni autostradali. Questa mattina un uomo è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda di via Marconi a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Durante i lavori di spostamento di un macchinario l'uomo è rimasto parzialmente schiacciato. I pompieri sono arrivati prontamente da Abano, hanno liberato l'uomo che è stato preso in cura dal personale sanitario. È stato stabilizzato sul posto e poi è stato trasportato all'ospedale. Sul posto i carabinieri assieme al personale dello Spisal. Un'altra notizia che arriva da Padova città, una notizia della quale vi preghiamo di fare la massima attenzione. Parliamo di truffe e furti nei confronti delle persone più fragili, delle persone anziane. Con la scusa di far provare una crema per le mani, distraevano delle donne anziane. Sono stati fermati dalla polizia. Chi agiva erano un uomo e una donna. Ascoltate questa storia.
Con la scusa di far provare loro una crema per le mani, distraevano anziane donne fermate per strada, derubandole dei loro preziosi. Individuata dagli uomini della polizia, una coppia di coniugi di Padova. L'ultimo colpo è stato compiuto nei confronti di una donna di 86 anni che era appena uscita da una farmacia. I malviventi le hanno sfilato un prezioso Rolex. La signora, mentre tornava verso casa, era stata avvicinata da una sconosciuta, una 35enne che con modi gentili e educati le aveva fatto credere di essere una dipendente della farmacia, proponendole la prova di una nuova crema per le mani. Dando fiducia alla sconosciuta, l'anziana è stata raggirata e in un attimo la sua interlocutrice le ha sfilato dal polso il prezioso orologio. Immediatamente dopo, l'autrice del furto è stata raggiunta da un complice a bordo di un'auto. I due si sono dileguati prima che la donna si rendesse conto del furto. Da questi pochi elementi, gli investigatori della squadra mobile hanno avviato le indagini, ricostruendo i movimenti della vittima fino ad arrivare al momento in cui è avvenuto il colpo. Gli agenti sono riusciti a rilevare con precisione la targa dell'auto. Così si sono portati a casa della coppia. I due avevano derubato con la stessa tecnica una donna di 92 anni in via Pindemonte alla Guizza. Sono stati segnalati entrambi per furto aggravato in concorso. La Procura della Repubblica di Padova ha disposto la perquisizione domiciliare presso la loro abitazione, individuata dai poliziotti in zona Armistizio. Illeso il conducente di un'auto finita fuori strada nel comune di Auronzo di Cadore, nel Bellunese. La macchina è finita rovesciata in mezzo agli alberi. Sono scattati i soccorsi, ma fortunatamente per l'uomo non ci sono state conseguenze fisiche. In via Austria, a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, presso un'azienda metalmeccanica, principio di incendio di un silos. Questa mattina la macchina che si occupa dell'aspirazione di residui di gomma di lavorazione. Il primo intervento è stato eseguito dalla squadra di pronto intervento aziendale, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco fino all'arrivo dei vigili del fuoco provenienti da Piove di Sacco. I pompieri hanno completamente estinto le fiamme e poi hanno fatto una verifica nelle condotte di aspirazione. E adesso parliamo di un altro incendio che ha coinvolto un'azienda, in questo caso un'autofficina. È successo a Padova nel pomeriggio di ieri, dove per lungo tempo è rimasta ben visibile anche una nube nera sulla città. Domenica pomeriggio una nuvola di fumo nero è stata visibile a lungo sul cielo di Padova in seguito all'incendio scoppiato in un'autofficina meccanica di via Istria nel quartiere Sacro Cuore. A chiamare il centralino dei vigili del fuoco numerosi cittadini. Sul posto hanno lavorato 13 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato la copertura dello stabile con sopra un impianto fotovoltaico e l'interno dell'officina. Coinvolte dall'incendio alcune automobili che si trovavano all'interno dello stabile. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici. Incidente stradale oggi allo svincolo della 4 Meolo Roncade con direzione Trieste. Il conducente di un grosso camion stava affrontando la curva quando il mezzo si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo e ad un palo della luce. Non sono stati registrati feriti. Naturalmente, durante tutte le operazioni di recupero, la viabilità ha subito delle grosse ripercussioni. E adesso andiamo ad Adria, vi facciamo vedere alcune immagini di un evento particolare che ha rivitalizzato decisamente il territorio. Una bandiera lunga 50 metri è sfilata per Corso Vittorio Emanuele II nel centro di Adria venerdì 27 agosto, a conclusione della rassegna di eventi Adria d'estate, che si è tenuta tutti i venerdì sera nella città del Rodigino. Ad esibirsi anche un gruppo di sbandieratori di fronte al Teatro Comunale, il Teatro del Popolo. Suggestivi sono stati non soltanto i voli delle bandiere, ma anche le coreografie che venivano create su basi musicali e con strumenti tradizionali. Il gruppo vestiva gli abiti d'epoca di colore giallo e blu. «Se vive il commercio, vive la città!» Questo è il motto che ha accompagnato gli eventi di Adria d'estate, che ha attirato molte persone nelle vie del centro, nei bar e nei negozi cittadini.
Sul Canal Bianco, il fiume che attraversa la città, si sono esibiti anche il gruppo canottieri cittadino, con un nutrito numero di canoe, proprio di fronte all'area del teatro. Molte le persone attratte dalla bellezza della città, che si specchia sul fiume, per vivere una suggestiva serata di fine estate. Adria si è così vestita a festa ed ha mostrato il suo volto migliore, quello della socialità e della voglia di ricominciare insieme, dopo un periodo difficile come quello del coronavirus. Il corteo si è poi spostato in un'altra zona della città, a suon di tamburi e di musica. Tante le persone che hanno affollato i locali cittadini, che per l'occasione hanno organizzato degli eventi speciali. Lungo il corso abbiamo incontrato anche questo artista, che si esibiva con l'arpa. Ma Adria d'estate è stata anche l'occasione speciale affinché le associazioni potessero presentarsi al grande pubblico, e molte erano quelle che avevano allestito un gazebo in zona di Corso Mazzini, dove i bambini potevano anche salire su dorso di alcuni cavalli. Queste sono occasioni importanti per vivere la città nel periodo estivo. È immancabile in questo periodo l'appuntamento con Emanuele e compagno, e angoli da scoprire. Questa sera la rubrica ci porta sul Monte della Madonna, sui colli euganei, quelli padovani, e scopriamo un meraviglioso santuario. Per angoli da scoprire in Veneto siamo venuti per Telecittà al santuario del Monte della Madonna, quello che vedete alle mie spalle, che si trova a circa 530 metri sul livello del mare. Il Monte della Madonna è il secondo monte più alto dei Colli Euganei. Non si hanno delle tracce davvero chiare su quanto sia nato questo santuario. Certo è che per tanti anni è stato raggiungibile soltanto attraverso una strada tra i boschi di difficile percorribilità. La strada che vediamo oggi è stata completata solo nel 1958. Questo santuario è stato prima oggetto di requisizione da parte di Napoleone, per essere poi stato restituito alla curia padovana, e ha subito poi notevoli interventi. Un primo intervento, ad esempio, nel 1946 di restauro, quando è stato consacrato dal vescovo Agostini, e poi dagli anni 60 ci sono stati ulteriori restauri fino agli anni 70, quando è stato costruito anche il monastero. A partire da un certo periodo il santuario è stato associato all'abbazia dei monaci benedettini di Praglia. Ma questo santuario è legato anche ad una tragedia. Infatti, nel 1962, due aviogetti partiti dalla base militare di Istrana si schiantarono proprio qui, con un boato che si sentì in tutta l'area dei Colli Euganei e anche oltre. A ricordo di quel fatto, infatti, come possiamo vedere, è stato apposto questo monumento. In quell'occasione morirono infatti il capitano Egidio Bolletta e il maresciallo Renato Viviani. A ricordo di quel fatto è stato apposto questo monumento, e è stata apposta anche l'effigie della Madonna di Loreto, che è appunto la Madonna protettrice degli aviatori. Il panorama che si vede da questo santuario è davvero meraviglioso. Da questa parte, ad esempio, si vedono i Colli Vicentini, nonché le Alpi. Sulla parte retrostante della chiesa di questo santuario troviamo questa piccola piazza, la Piazza degli Alpini, perché qui fu eretto questo monumento alle penne mozze. Questo nome deriva dal fatto che molti alpini appunto sono periti in guerra, e sulla sommità di questo monumento troviamo la statua della Madonna, che è stata realizzata dallo scultore Rollo. Questa statua era stata posizionata all'interno della chiesa in sostituzione di quella che vediamo oggi. Infatti quella che vediamo oggi era stata sostituita ed era stata portata all'esterno, sulla facciata della chiesa, ma a causa delle intemperie che l'avevano rovinata è stata poi riposizionata all'interno, mentre quella di Rollo è stata posizionata qui sul monumento degli Alpini. Andiamo adesso a vedere la chiesa all'interno. Vedremo la statua della Madonna presente sull'abside con in braccio il figlio, il quale con una mano benedice e con l'altra mano tiene il globo terracqueo, ovvero il pianeta Terra. Vedremo anche il quadro di San Benedetto Morente, che ha voluto morire con le mani verso il cielo, e da lì è protettore dei moribondi.
Quello che vedete alle mie spalle è il Monte Venda, alto 603 metri. È il monte più alto dei Colli Euganei, con sovrastanti queste importanti antenne. Sapete che da qui, dal Monte della Madonna, si può vedere uno spettacolo panoramico davvero straordinario fino a Venezia e fino al mare, e addirittura nelle giornate più belle e più terse si riesce a vedere anche i monti della Croazia e dell'Istria. Nell'area del santuario esiste anche una bellissima passeggiata ad anello che si può percorrere in tutta tranquillità. Uno sguardo alle condizioni climatiche previste sulla giornata, sul Veneto per la giornata di domani. Il tempo sarà variabile con cielo generalmente nuvoloso, salvo risultare al mattino temporaneamente soleggiato o parzialmente soleggiato sulla pianura centro-occidentale e sulle zone di montagna. È tutta per questa edizione, io ringrazio tutti voi per l'attenzione, ricordo come sempre il nostro sito internet www.telecittà.tv dove potete seguire anche la nostra diretta streaming e naturalmente ricordiamo ancora di scaricare l'app su tutti gli smartphone disponibile gratuitamente. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, arrivederci, a domani.